Rivelazioni, uomini e donne. Ida Platano torna nelle braccia dell'ex fidanzato dopo le emozioni difficili del suo percorso come tronista. Come ogni anno, la famosa trasmissione, Uomini e donne, regala al pubblico televisivo grandissime emozioni, sia positive che negative. Il dating show di Canale 5 è stato ideato e viene tuttora condotto da Maria De Filippi. Quasi tutti ormai conoscono il senso del programma. Dare la possibilità a persone di tutte le età, giovani e meno giovani, di mettersi in gioco per trovare l'anima gemella. Molto spesso, infatti, è capitato che si formassero diverse coppie all'interno del programma e che poi uscissero dallo studio per costruire un rapporto lontano dalle telecamere. Tuttavia, come anticipato precedentemente, Uomini e donne può regalare anche momenti drammatici e di forte delusione. Questo è quello che è successo nelle ultime puntate del percorso della tronista Ida Platano. Ida non è di certo un volto nuovo per il programma. Nel corso degli anni, è diventata una delle storiche protagoniste del cosiddetto Trono Over. Le sue relazioni con i cavalieri Riccardo Maria Guarnieri e Alessandro Vicinanza sono note a tutti gli appassionati del programma. Purtroppo, durante la sua partecipazione a Uomini e donne, Ida Platano non è mai riuscita a trovare un uomo che le potesse dare una stabilità emotiva e sentimentale. Nonostante sia uscita in diverse occasioni dalla trasmissione, Ida è sempre ritornata perché le sue storie finivano. Forse non aveva ancora trovato la persona adatta a lei. Per questo motivo, la redazione di Uomini e donne sceglie di farla una delle troniste di questa edizione. Ida si è interessata a diversi corteggiatori, ma, in queste ultime settimane, il suo cuore era diviso tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza di nuovo insieme. Durante le ultime puntate di Uomini e donne, il percorso di Ida alla ricerca dell'amore ha subito un forte e duro arresto. L'attenzione della tronista era stata attirata nuovamente da un'importante segnalazione su Mario. Una signora le aveva comunicato di aver visto il corteggiatore uscire da un BB con un'altra donna. Nonostante i primi tentativi di smentire il tutto, Mario ha deciso di ammettere di essere stato in quel BB. Tuttavia, ha affermato che non c'è stato nulla tra lui e quella donna. Ida si è molto arrabbiata con il corteggiatore e non ha creduto alle sue parole. Non era affatto la prima e unica segnalazione veritiere nei riguardi di Mario Cusitore. Dunque, la tronista si è vista costretta ad eliminare definitivamente il corteggiatore. In questo momento, il pubblico televisivo è rimasto con il fiato sospeso ed è curioso di conoscere che cosa succederà all'esperienza del trono di Ida Platano e, soprattutto, che ne sarà del corteggiatore Pierpaolo Siano. Purtroppo, secondo alcune nuovissime segnalazioni e anticipazioni, pare che Ida abbia avuto un ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato Alessandro Vicinanza. Tuttavia, secondo quanto rivelato dalla nota esperta di gossip e Uomini e donne, Deianira Marzano, ha affermato con molta sicurezza che Alessandro Vicinanza è ancora assieme con la dama Roberta di Padua. Alessandro è stato l'ex fidanzato di Ida Platano, ma, una volta ritornato in studio, ha deciso di corteggiare nuovamente Roberta. I due hanno deciso di uscire dal programma qualche mese fa e stanno continuando a costruire la loro relazione d'amore. Pare che la coppia sia ancora felice insieme e che, dunque, non è affatto vera la notizia del nuovo flirt tra Ida e Alessandro.